Allora, questo è un analizzatore portatile di idrocarburi policiclici aromatici ed è una strumentazione che viene utilizzata sia da ARPA sia dalla stessa ILVA all'interno dello stabilimento. È un EcoChem Pass 2000 CE, CE perché è portatile, e analizza gli idrocarburi policiclici aromatici che sono in parte cancerogeni, e all'interno degli idrocarburi policiclici aromatici c'è il pericolosissimo benzoapirene. E il benzoapirene non dovrebbe superare un nanogrammo a metro cubo, ma siccome gli idrocarburi policiclici aromatici sono una famiglia all'interno della quale c'è il benzoapirene, il calcolo complessivo dà valori che potremmo stimare intorno ai 10 nanogrammi a metro cubo come valore che non desta particolare preoccupazione. Quando si superano i 10 nanogrammi a metro cubo invece possiamo dire che la situazione comincia a diventare critica. Quando si superano i 20 nanogrammi a metro cubo abbiamo una situazione veramente preoccupante. In questo momento l'aria è pulita, c'è un nanogrammo a metro cubo, proprio perché il quartiere Tamburi è sostanzialmente un quartiere pulito dove si respira aria buona. In questo momento abbiamo 2 nanogrammi a metro cubo, poi accade che viene invaso da idrocarburi policiclici aromatici in buona parte di provenienza industriale, allora abbiamo delle impennate improvvise. Quindi quello che va detto è che il grafico di questi valori è un grafico che non è costante, è un grafico con dei picchi elevati. E altra caratteristica di questa apparecchiatura è di calcolare gli idrocarburi policiclici aromatici su una frazione delle polveri che è quella delle polveri finissime sotto il PM1, quindi PM1, PM0,5, PM0,1 e si scende ancora, mentre invece le analisi che vengono fatte nelle centraline dell'ARPA calcolano la presenza degli inquinanti sul PM10 e sulle polveri che vanno grosso modo dal PM1 al PM10. In questo momento abbiamo valori altissimi. E giusto per avere una comparazione, un'automobile al tubo di scappamento, una Euro 2, a circa 80, poi come abbiamo visto è sceso di colpo perché si tratta di nubi che passano, adesso c'è vento forte e non si soffermano. La situazione diventa grave quando c'è calma di vento, vento molto debole, e una nube di questo si sofferma nella zona abitata e abbiamo veramente un effetto molto negativo. In questo momento abbiamo 24-25 nanogrammi a metro cubo, quindi siamo su un livello di aria, una qualità dell'aria non accettabile, una concentrazione che non indica aria salubre, e adesso si sta abbassando. Abbiamo situazioni di alti e bassi a seconda delle nubi intossicate da IPA che vagano su questo quartiere. In questo momento invece è buona la situazione, e addirittura adesso è buonissimo, abbiamo solamente 2 nanogrammi a metro cubo per tutti gli IPA cumulati insieme. E che cosa c'è da dire? C'è da dire che questo analizzatore è importantissimo come strumento ad alta risoluzione temporale, vuol dire che ogni 10 secondi viene fornito un valore e poi si possono scaricare questi valori sul computer, e ci dice ogni 10 secondi qual è la qualità dell'aria, quindi se passa una nuvola particolarmente
carica di idrocarburi policiclici aromatici, che sono appunto i principali killer in una zona urbana, ecco che noi abbiamo una situazione veramente monitorata in maniera costante ed accurata. In questo momento ne abbiamo 17 ed è di nuovo sceso a 4, quindi sa alti e bassi. Stavo dicendo che questi idrocarburi policiclici aromatici vengono misurati dall'analizzatore su polveri finissime, polveri che sono intorno a PM1 e anche PM05, PM0,1. Invece le polveri che vengono analizzate chimicamente nelle centraline sono polveri che vanno dal PM1 al PM10, quindi polveri un pochettino più grossolane. In questo momento abbiamo 16 nanogrammi a metro cubo, è un valore 18, 12, un valore che si colloca in una fascia che non è né preoccupante ma neanche salubre. Siamo davanti a una scuola elementare. Se noi andiamo in zone di provincia, come ad esempio Martina Franca, e ci collochiamo al centro storico, sulla scalinata della chiesa, potremmo trovare anche valori intorno a 0, intorno a 1, intorno a 2. La situazione qui dipende essenzialmente dalle condizioni meteo. Se ci sono condizioni meteo per cui gli inquinanti scendono a bassa quota e si poggiano sul quartiere, allora abbiamo concentrazioni in certi casi veramente elevate.